E ciao da Goccia, Tana dei Goblin di Perugia, Hydra Games, Perugia, l'ho già detto, Perugia. Oggi andiamo ad aprire questo qua, Spirits of the Forest, Moonlight, l'espansione per Spirit of the Forest e la Thundergriff di Pier Paolo il Bafo Paoletti, Michael Snatch, Nathalie Dombois. E qua avremo altre cosine in più da aggiungere al giochino di tesserine e set collection che già è uscito un po' di anni fa, sempre sulla piattaforma di Kickstarter, da loro. Bigliettino vai per valorizzare la scatola, che è sempre bello, una bellissima opera d'arte. Ta-da! Scatola magnetica, magnetizzata. Bellissima. E abbiamo il regolamento con i vari setup per le sfide. E scenari vari con le difficoltà. Trovate anche il regolamento in italiano scaricabile dal loro sito. Muy bueno, muy bueno. Poi andiamo a vedere cosa vi è all'interno. Il librettino segna punti. I mipoloni. Due mipoloni. Se non li spacco prima. Belli, belli spessi. E la nostra immancabile amica Silica Gel, che difende la nostra carta, il nostro legno, da anni e anni, da decenni. Poi andiamo a vedere i pizzettini, che sono. Questo come lo metti? Lo metti, sta bene. Così si affaccia, così sta basso. Fantastici, fantastici. E da aggiungere a questi pezzettini piccolini ce n'è un altro messo a parte con la sua silica gel, che è questo qui. Entrambi tutti stampati fronte retro. E questo è bellissimo. L'ho preso quasi solo per questo. Fantastico. Il grifoncino di Thundergriff. Altri segnalini tondelli con i numerini 001122. Questi simboli. Le tesserotte in ovviamente legno. Sono incollate. Speriamo che non si sciupino nello staccarsi. Le illustrazioni sono queste. Si staccano al momento senza danni. Belle. Ce le andiamo a guardare tutte quante una per una. Già vista, già vista, già vista. E questo no, questo è nuovo. Ma non finisce qui, perché per i kickstartatori c'è anche questa bellissima mini 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 espansioncina, che è Arctic Wolf, dove abbiamo due tessere con un lupo e le due freccione. Sempre in legno. Il mazzettino di carte che andremo ad aprire. E ci siamo, abbiamo staccato questo. E ci sono queste cartine che sul retro sono così. E sul fronte così. E
Nella scatola dentro non c'è nulla se non questo colorino con le foglioline. E questo è quanto per quanto riguarda Spirit of the Forest Moonlight. Ciao e alla prossima!